Buonasera a tutti. Oggi ci occupiamo di un argomento breve, sarà un po' articolato perché vedremo numerosi modelli e numerosi autori, però lo scopo di questo intervento è essenzialmente fornire un inquadramento, una chiave interpretativa per poter appunto inquadrare i diversi modelli economici a seconda che siano modelli di breve o di lungo periodo. Molte volte capita nei temi di avere come richiesta quella di un inquadramento teorico. A volte questo inquadramento può essere fatto con lato della domanda, lato dell'offerta, non so, disoccupazione volontaria o involontaria. Altre volte viene anche richiesto di valutare alcuni accadimenti economici, che so, l'intervento pubblico in economia, eccetera, dal punto di vista del breve e del lungo periodo. Quindi è opportuno sapere quali modelli utilizzare, quando ci viene richiesto di parlare di una situazione di breve periodo e quali modelli invece servono per inquadrare una situazione di lungo periodo. Appunto, recentemente un tema ha richiesto proprio gli effetti della politica fiscale nel lungo periodo. E quindi può venire il dubbio di quali modelli utilizzare per discutere di una situazione di lungo o di una situazione di breve periodo. Quindi oggi ci occupiamo di questo, vedere molto banalmente, cos'è il lungo periodo, cos'è il breve periodo e quali modelli si possono utilizzare nel caso vi si chieda di discutere di situazioni che riguardano il breve o alternativamente quali modelli utilizzare per situazioni che invece riguardano il più lungo periodo. Innanzitutto cominciamo con qualche definizione. Il concetto di breve e lungo periodo non deve essere visto da un punto di vista cronologico, più da un punto di vista logico. È una situazione ideale verso cui l'economia dovrebbe tendere nel più lungo periodo, molto spesso, secondo molti autori, senza mai raggiungere questa situazione di lungo periodo. Allora, vediamo come distinguono breve e lungo periodo i principali teorici o gruppi di economisti o le principali scuole che se ne sono occupate. Innanzitutto, e quindi ci occupiamo delle definizioni di breve e lungo periodo. Innanzitutto per i classici, Smith, Ricardo, Marx, Malthus, Stuart Mill, la differenza tra breve e lungo periodo è che nel breve periodo i diversi settori economici manifestano diversi saggi settoriali di profitto. Il saggio di profitto è diverso tra un settore e l'altro, viceversa, nel lungo periodo il saggio del profitto tende ad essere uguale tra i diversi settori. La logica è che se nel breve periodo c'è una differenza tra saggi settoriali di profitto, gli imprenditori si spostano dai settori nei quali il profitto è più basso a quelli nei quali il saggio di profitto è più alto. Ma in questo modo, andando a produrre di più nei settori dove il saggio di profitto è più alto, aumenta l'offerta, scendono i prezzi in quei settori e quindi i profitti tendono a ridursi. E questa è la tendenza all'eguaglianza dei saggi settoriali di profitto. Quindi per i classici, breve periodo, diversità nei saggi settoriali di profitto tra un settore economico e un altro settore economico, nel lungo periodo, uguaglianza dei saggi settoriali di profitto. È però una distinzione abbastanza obsoleta che non ci sarà di particolare utilità dal punto di vista di un tema concorsuale o non è particolarmente attuale, anche se in alcune scuole rimane considerata. Poi abbiamo la nozione più importante, la distinzione più importante di breve e lungo periodo, che è quella di Alfred Marshall. Marshall cosa dice? Marshall dice che nel breve periodo alcuni fattori sono fissi, tipicamente il capitale, altri sono variabili, tipicamente il lavoro. Che vuol dire? Vuol dire che nel breve periodo avete alcuni fattori che non potete modificare e altri fattori che potete modificare, modificare intendo in senso quantitativo. Quindi potete variare, per esempio, la quantità impiegata di un fattore variabile come il lavoro, ma non potete variare la quantità impiegata di un fattore fisso come tipicamente il capitale. L'analisi viene spesso fatta in termini di capitale, fattore fisso, lavoro, fattore variabile, però più in generale diciamo che esistono alcuni fattori che sono fissi e altri fattori che sono variabili. Nel momento in cui invece variate anche i fattori fissi, siamo nel lungo periodo. Quindi nel breve periodo alcuni fattori sono fissi, non ne potete variare la quantità, altri fattori sono variabili, ne potete variare la quantità nel breve periodo.
Viceversa, nel lungo periodo potete variare la quantità di tutti i fattori, anche dei fattori che sono fissi nel breve periodo. Ne segue che se variate, se potete variare la quantità di tutti i fattori, sarete nel lungo periodo. Okay? Se invece avete alcuni fattori che mantenete fissi nella vostra analisi, siamo nel breve periodo. Per Friedman la cosa è più semplice: nel breve periodo le aspettative dei soggetti non sono realizzate, nel lungo periodo le aspettative sono realizzate. Anche questa analisi è importante, ma ci interesserà fino a un certo punto. Nella sintesi neoclassica, lo sappiamo, nel breve periodo prezzi e salari sono considerati fissi, poi magari su questo diremo qualcosina un pochino più avanti, tra qualche minuto. Viceversa, nel lungo periodo prezzi e salari sono variabili. Nell'insieme, prezzi e salari rischiosi, rigidi, fissi nel breve periodo e quindi si genera disoccupazione involontaria. Viceversa, prezzi e salari variabili nel lungo periodo e quindi il sistema converge al pieno impiego. Sempre nell'approccio di sintesi neoclassica, solo visto dal modello ADAS, nel breve periodo sappiamo che il PIL, la produzione, il reddito non è necessariamente al potenziale, non siamo in pieno impiego nel breve periodo, viceversa, nel lungo periodo, nel modello domanda e offerta aggregata, il PIL è al suo potenziale, cioè siamo in piena occupazione. Quindi niente pieno impiego nel breve periodo e produzione al di sotto della produzione potenziale, del PIL potenziale o strutturale, viceversa, nel lungo periodo produzione al PIL potenziale o al PIL strutturale, che è la stessa cosa, cioè piena occupazione. Questo per quanto riguarda le principali definizioni. Quella marshalliana è la più utilizzata. Nel breve periodo alcuni fattori non li possiamo variare e se li variamo siamo nel lungo periodo. Vediamo alcuni modelli di breve periodo, alcuni approcci che possono essere utilizzati per raccontare il breve periodo, no? Intendo dire alcuni approcci che possono essere utilizzati in un'analisi di breve periodo che limitano la loro analisi al breve periodo. Attenzione, alcuni di questi approcci, in particolare quelli in giallo, avranno un impatto sia di breve sia di lungo periodo e dovremo un pochino distinguere. Nel caso keynesiano, Keynes e in particolare il modello reddito-spesa, siamo tranquilli, è un'analisi di breve periodo, lo dice Keynes esplicitamente. Keynes in realtà non ha neanche una vera concezione di lungo periodo, anche se lui una sorta di leva di Marshall, no? Quindi quell'idea c'è, però nel lungo periodo per Keynes siamo tutti morti, quindi non si interessa particolarmente del lungo periodo. La sua è un'analisi specificamente di breve periodo. E quindi il suo modello tradizionale, modello reddito-spesa, è un modello di breve termine, di breve periodo. Gli investimenti sono di breve periodo. Gli investimenti però hanno anche un aspetto di lungo. Dal punto di vista di breve periodo, gli investimenti possono essere considerati un elemento di breve perché impattano sulla domanda aggregata. Domanda aggregata, reddito e occupazione, tutte grandezze di breve periodo. È chiaro che gli investimenti hanno anche un altro aspetto. Gli investimenti sono accumulazione di capitale. Se cresce lo stock di capitale, andremo nel lungo periodo. Quindi gli investimenti sono una sorta di legame tra breve e lungo periodo. Nel breve periodo gli investimenti impattano sulla domanda aggregata. La domanda aggregata in ottica keynesiana determina reddito e occupazione, breve periodo, ma gli investimenti impattano anche nel più lungo periodo sull'offerta aggregata, perché accumulo capitale e aumento la capacità produttiva del sistema, costruisco fabbriche che diventeranno produttive nel più lungo periodo. Quindi gli investimenti hanno questa cosa duplice, impattano nel breve periodo su domanda aggregata, reddito e occupazione, e quindi utilizzate lì, e poi impattano, sono accumulazione di capitale, quindi fanno aumentare la capacità produttiva del sistema nel più lungo periodo. Trappola per la liquidità, i limiti della politica monetaria per Keynes è chiaramente un modello di breve periodo, l'incapacità della politica monetaria in situazioni particolari di far scendere il tasso di interesse al di sotto di un certo limite e anche qualora ci riuscisse l'incapacità di stimolare gli investimenti. Zero lower bound, la versione di trappola della liquidità un pochino più sofisticata. Col tasso di interesse reale neutrale negativo e la banca centrale che a causa del tasso di interesse nominale zero, che è il minimo a cui può andare, non riesce a portare il tasso di interesse reale effettivo a livello del reale neutrale, modello di breve termine direi, è una sorta di versione più contemporanea della trappola per la liquidità. Il modello ISLM, Higgs, Hans, Modigliani, Patinkin, eccetera,
un modello di breve periodo, quindi studia il breve periodo, mi raccomando, breve periodo, un sacco di elementi sono dati nell'ISLM, quindi breve termine, in particolare i prezzi sono invarianti nel modello ISLM, anche il modello ISMPA di Romer, il modello Romer 2000, quello che costituisce una sorta di versione aggiornata dell'analisi della sintesi neoclassica, con qualche modifica per renderlo più vicino alla realtà empirica dagli anni 80 in poi, in pratica, che si realizza dagli anni 80 in poi. Quindi ISMPA, modello di Romer, è un modello di breve termine. E il crowding out, lo spiazzamento degli investimenti che si realizza all'interno della sintesi neoclassica in presenza di una spesa pubblica espansiva o comunque di un intervento pubblico espansivo nell'economia, crowding out, spiazzamento ex post degli investimenti ricade nell'analisi di breve periodo. Stessa logica per il crowding in. Il crowding in può essere considerato il reciproco speculare dello spiazzamento, del crowding out, quindi l'incremento di investimenti privati che sarebbe causato dall'incremento di intervento pubblico, di spesa pubblica nell'economia. Anche l'approccio Barro-Ricardo, e quindi intendo per Barro-Ricardo lo spiazzamento ex ante dei consumi, è un approccio di breve periodo perché i consumi si riducono oggi nel breve termine, certo si ridurranno anche in futuro, però si riducono oggi i consumi a fronte di una spesa pubblica espansiva, di un intervento pubblico espansivo finanziato con un deficit di bilancio. L'approccio Samuelson-Solow, ricordate, la versione della curva di Phillips di Samuelson-Solow è anche qui un approccio di breve periodo, tipicamente keynesiano, tipicamente di breve periodo. Il menu di scelta per la politica economica garantito dalla curva di Phillips nella versione Samuelson-Solow, ossia nella versione in cui non avete il tasso di crescita dei salari nominali sull'asse verticale, ma avete sull'asse verticale il tasso di inflazione. Modello ADS, modello di sintesi neoclassica, il modello della sintesi neoclassica, no? Come sappiamo, il modello ADS, il tipico modello della sintesi neoclassica, domanda e offerta aggregata, può essere sia di breve che di lungo periodo. Perché? Perché nel modello, ce ne sono varie versioni, però la versione più tipica prevede una curva di domanda aggregata decrescente, una curva di offerta aggregata di breve periodo crescente e una curva di offerta aggregata di lungo periodo verticale al pieno impiego. Ecco, quando noi consideriamo l'offerta aggregata di breve periodo crescente, siamo nel breve periodo. Quindi il modello ADS può essere sia di breve sia di lungo a seconda che ci riferiamo a una situazione non perfettamente aggiustata. Nel breve periodo c'è disoccupazione involontaria causata dalla rigidità dei salari principalmente nella sintesi neoclassica e abbiamo una curva di offerta aggregata crescente. Ok? Poi nel lungo periodo ce l'avremo verticale, però appunto l'ADS ha una versione di breve periodo, quella con la curva di offerta aggregata crescente, e una versione di lungo periodo, curva di offerta aggregata verticale. Modello di Barro e Gordon. Sappiamo che il modello di Barro e Gordon estende le conclusioni di Friedman, che erano per il lungo periodo, le estende al breve periodo, quindi politica monetaria espansiva, inutile, inefficace e dannosa già nel breve periodo, scatena l'inflazione e basta, non ha effetti reali. Gli approcci di nuova economia keynesiana, in quanto approcci keynesiani, anche se aggiornati, no, microfondati, sono approcci di breve periodo, e quindi Akerlof, Stiglitz, Spence, tutti quanti i vari modelli di nuova economia keynesiana che conoscete, sono sostanzialmente tutti modelli di breve periodo. Se ci allarghiamo verso il mercato aperto, le teorie del commercio internazionale, Heckscher-Ohlin, Krugman, Lancaster, eccetera, quindi sia vecchie teorie del commercio internazionale, sia le nuove teorie del commercio internazionale, sono tipicamente approcci che ci interessano soprattutto per il breve periodo, non per la crescita economica, per il breve periodo, anche se in realtà nei modelli questa specificazione non è proprio esplicita. Però possiamo tranquillamente utilizzarli e impiegarli se vogliamo come approcci di breve periodo, come inquadramento logico, anche se, ripeto, non è così esplicito. Però l'idea è che siano approcci di breve periodo nel determinare appunto gli scambi commerciali tra i diversi paesi, poi chiaramente ora non si possono estendere anche al più lungo termine. Non abbiamo mai fatto però noi questo. Il tasso di cambio nel breve periodo, lo sappiamo, è determinato da domanda e offerta di valuta sul mercato dei cambi. Abbiamo seguito nella nostra analisi l'approccio più antico, un po' obsoleto, l'approccio bilancia dei pagamenti, e quindi sostanzialmente siamo anche in questo caso nella determinazione del tasso di cambio come approccio bilancia dei pagamenti, quindi
dagli squilibri commerciali o anche di conto finanziario, siamo sostanzialmente nel breve termine, perché nel più lungo termine questi squilibri tenderanno a scomparire. Il modello Mander-Fleming è l'estensione al mercato aperto del modello ISLM, quindi ISLM-BP, chiaramente trattandosi di un modello keynesiano. Anche il modello Mandelfreni è un modello di breve periodo. Overshooting. L'overshooting nel breve periodo non è sottolineato in giallo in questo caso perché l'overshooting è il messaggio principale dell'overshooting è che c'è una sovrareazione del tasso di cambio nel breve periodo rispetto al lungo periodo. Quindi, siccome studia principalmente, cerca di spiegare principalmente questa sovrareazione, è chiaramente da quel punto di vista di breve periodo. Poi nel lungo periodo dice che succede qualche altra cosa, quindi il modello si può estendere a più lungo termine, però il messaggio importante è che c'è una sovrareazione nel breve periodo. Quindi io lo classificherei, anche se ho qualche perplessità, lo classificherei per la sovrareazione del tasso di cambio al modello di breve periodo. Ricordate, il tasso di cambio sovrareagisce rispetto, quindi varia di più rispetto al valore che assumerà nel lungo periodo a fronte di un intervento, per esempio, di politica monetaria espansiva. Si deprezza di più nel breve periodo rispetto a quello che farà nel lungo periodo. Quindi il portato importante del modello è proprio quello di breve termine. Alesina Ardani e Giavazzi e Pagano. Sono modelli che possono essere inquadrati sia nel breve che nel lungo periodo. Perché? Perché dicono che sostanzialmente nel breve periodo le loro politiche genereranno una breve recessione, ma che sarà subito superata nel breve periodo grazie agli investimenti, l'aumento dei consumi, eccetera, a seconda dei due approcci. Poi chiaramente nel lungo periodo questi modelli, grazie agli investimenti, stimoleranno la crescita economica, però hanno anche un aspetto di breve perché loro ritengono che le manovre restrittive si fanno immediatamente, causano immediatamente una breve recessione, ma poi l'economia riparte, il reddito risale già nel breve periodo. Ok? Poi nel lungo succederà che gli investimenti diventano produttivi e quindi aumenta lo stock di capitale e quindi aumenta la capacità produttiva. Però Alesina Ardani e Giavazzi e Pagano dicono breve recessione, ma poi già nel breve periodo il sistema, l'economia riparte e il reddito ricomincia a salire già nel breve periodo. Quindi da questo punto di vista hanno un occhio di breve termine. Non è che nel lungo periodo avremo una crescita economica, sì, anche questo dicono, ma sostanzialmente dicono sì. Lo shock è breve, negativo, ma poi subito l'economia riparte e il reddito ricomincia a salire. Però appunto anche questi in giallo perché hanno una versione di breve e di lungo termine. Infine, equilibrio economico generale intertemporale, modello di Harrow e Debré. Qui la cosa è un pochino più sofisticata. Io li inquadrerei sia nel breve sia nel lungo periodo perché in qualche modo il tempo non c'è in questo modello, no? C'è un equilibrio simultaneo di tutti i mercati, per tutti i beni, per tutti i tempi, per tutti gli stati del mondo, presenti e futuri. Se non c'è il tempo, io devo inquadrarlo nel lungo e nel breve periodo, perché riguarda tutti gli stati del mondo da qui a infinito, quindi chiaramente sembra un modello a lungo termine, però tutto è determinato simultaneamente nell'istante iniziale, se vogliamo. Quindi equilibrio economico generale intertemporale è un po' a cavallo dei due mondi, breve e lungo. Veniamo infine al lungo periodo. Cioè abbiamo accennato che i modelli degli economisti classici, Smith, Ricardo, Marx, eccetera, erano sostanzialmente modelli di lungo periodo. Non l'abbiamo però detto esplicitamente, in realtà non l'ho detto esplicitamente, comunque. Gli economisti classici studiano una situazione perfettamente aggiustata di lungo periodo. Sono modelli classificabili nel lungo periodo, Smith, Ricardo, Marx, eccetera. Penso che però non vi serviranno particolarmente questi modelli. Chiaramente tutti i modelli di crescita, sia i modelli di crescita endogena, Solow, Swan, sia i modelli di crescita endogena, Romer, Lucas, Grossman, Helpman, Aguillon, Howitt, eccetera, sono tutti quanti modelli di lungo periodo, quindi crescita in lungo periodo, accumulazione di capitale, aumenta lo stock di capitale fisico-umano di conoscenza, chiaramente sappiamo dalla definizione marshalliana di breve e lungo periodo, sappiamo che se aumenta lo stock di capitale siamo quindi aumenta la capacità produttiva potenziale, la capacità produttiva, il PIL potenziale del sistema, siamo nel lungo periodo. Quindi i modelli di crescita sono modelli di lungo periodo per definizione. Logica simile per quanto riguarda le politiche industriali. Certo, potrebbero avere, visto che si tratta a volte di investimenti pubblici, non sempre sono investimenti pubblici,
c'è le politiche industriali, però c'è un intervento pubblico diretto nell'economia che mira a far sviluppare alcuni settori particolari, a creare un'industria, non so, metalmeccanica, un'industria esportatrice, un'industria elettronica. Tutti questi avvenimenti mutano lo stock di capitale, cambiano anche la struttura produttiva del paese, quindi anche le politiche industriali hanno un occhio, sono tipicamente di lungo periodo perché mirano lo sviluppo del paese. Quindi aumenta lo stock di capitale, aumenta la capacità produttiva, creo dei nuovi settori industriali, chiaramente lungo periodo. Quindi tutti gli autori di politiche industriali li classificate, Meyer, Stammer, Pax, Saggi, Chang, eccetera, li classificate nel lungo periodo. Anche la strategia di import substitution industrialization, se lisi, no? Sebbene sia la chiusura alle importazioni, quindi sostituzione delle importazioni, la chiusura, il dazio, sia un elemento di breve termine, però la strategia mira esplicitamente a sviluppare un settore industriale, a proteggere il settore industriale nazionale o un settore industriale nazionale o più settori industriali nazionali per farli crescere. Per farli crescere, cioè per far accumulare capitale, per innescare rendimenti crescenti di scala, eccetera. Quindi, di nuovo ha un occhio sul lungo periodo. Quindi le strategie ISI sono strategie di lungo periodo che mirano alla crescita, direi più allo sviluppo, alla trasformazione strutturale, però anche attraverso accumulazione di capitale del sistema economico. Schumpeter pure ha una visione di sviluppo, la ristrutturazione creatrice, il ripeterci di cicli di imprenditore innovatore che innova la sua innovazione, sia di prodotto, di processo, nuovo mercato, eccetera. Crea un monopolio temporaneo che spazza via la concorrenza e quindi falliscono le imprese avversarie, concorrenti diciamo, vengono licenziati i lavoratori ma poi vengono riassorbiti nei nuovi settori in espansione e così via, in un alternarsi di distruzione e creazione. Questa è una visione di lungo periodo con una dinamica, di sviluppo nell'ottica schumpeteriana. Anche l'economia dello sviluppo, Development Economics, con tutti gli autori, Myrdal, Hirschman, Rosenstein, Rodan, eccetera, è un approccio di lungo periodo. L'obiettivo è la trasformazione strutturale dell'economia nel lungo periodo. Quindi non semplicemente accumulazione di capitale, ma appunto sviluppo di specifici settori economici. Chiaramente sappiamo che è strettamente collegata alle politiche, questa è la parte teorica, le politiche sono le politiche di import substitution e le politiche industriali. Quindi in qualche modo l'aspetto teorico Development Economics, è la formalizzazione teorica, la messa in pratica di questa formalizzazione passa attraverso strategie di import substitution e strategie di politiche industriali, però appunto di nuovo ancora chiaramente lungo periodo. Anche le strategie di crescita export-led, no? Di crescita guidata dalle esportazioni. Anche queste sono strategie di lungo periodo, perché se pensiamo ai contributi di Beckerman e Lanfalusci, la pronuncia è strana perché mi pare che sia cecoslovacco, non so, ungherese forse, anche questi autori hanno l'idea che c'è l'investimento, l'accumulazione di capitale, questo permette di creare imprese più competitive, più capaci di penetrare nei mercati internazionali. Quindi c'è però l'idea che l'investimento non è breve periodo soltanto, ma è accumulazione di capitale, miglioramento tecnologico e quindi conquistare una maggior capacità competitiva sui mercati internazionali. Quindi è ancora in questo caso lungo periodo. Supply side economics, curva di Laffer. Sì, potrebbe avere anche degli aspetti di breve, perché tutte quante le politiche di supply side pensano che ci sia un contributo subito dalla liberalizzazione dei mercati sull'economia. Quindi, se volete, potreste anche considerarlo leggermente di breve, però chiaramente l'impatto di tutte le politiche dal lato dell'offerta sarà sul più lungo periodo. Spostano la curva d'offerta aggregata verso destra. Quindi c'è un incremento della capacità produttiva potenziale del sistema. Se cresce la capacità produttiva, il PIL potenziale, capacità produttiva e PIL potenziale sono sinonimi, quindi capacità produttiva potenziale. Buona esagerazione, però appunto cresce la capacità produttiva del sistema grazie a liberalizzazioni, riduzione delle imposte, eccetera, quindi hanno chiaramente un occhio a lungo periodo. Così come lungo periodo è la curva di Phillips nella versione di Friedman, verticalizzazione della curva di Phillips. Nel lungo periodo la politica economica è inutile, inefficace e dannosa. Torno al pieno impiego, anche se nel breve può aver avuto un qualche impatto positivo, torno al pieno impiego.
quindi magari nel breve periodo, la politica monetaria espansiva è riuscita a portare il sistema oltre il pieno impiego, però ha scatenato l'inflazione. Nel lungo periodo torno al pieno impiego con però inflazione elevata. Quindi non ha efficacia reale nel lungo periodo, la curva di Phipps nella versione di Friedman, la politica monetaria non ha efficacia reale nel lungo periodo, scatena soltanto l'inflazione. Di ADS abbiamo già detto, la sintesi neoclassica è una versione di breve periodo e una versione di lungo periodo. Nella versione di lungo periodo, la S verticale, il sistema è al PIL potenziale. Bolle speculative, Hayek, Minsky, Kindleberger, Schiller, tutti questi autori, le bolle sono fenomeni che accadono appunto nel lungo periodo, si gonfiano nel corso del tempo, nel più lungo periodo, fino a scoppiare, quindi possiamo inquadrarle volendo in conseguenze di lungo periodo. È chiaro che in alcune circostanze questa classificazione è un po' tagliata con l'accetta, a volte, molto spesso le teorie hanno anche delle sfumature di breve, non date per scontato che siano tutti questi modelli, anche quelli che rimangono in grigio, quelli gialli chiaramente hanno una sovrapposizione, ma anche i modelli che restano in grigio possono avere qualche riflesso di breve periodo, però principalmente stiamo cercando di inquadrarli qualora fosse necessario. Quindi le bolle io le inquadrerei chiaramente nel più lungo periodo. Gli investimenti, abbiamo detto che gli investimenti hanno questo duplice aspetto, nel breve periodo sostengono la domanda aggregata, nel lungo periodo è accumulazione di capitale, fisico, umano, di conoscenza, e quindi rientrano nel discorso del più lungo termine. Quindi l'impatto sull'accumulazione di capitale, investimenti che quando modificano lo stock di capitale, questo stock di capitale diventa produttivo, siamo nel lungo periodo. Anche i modelli di sostenibilità ambientale, equità intergenerazionale nell'approccio Brundtland, no? In questi Hartog, Solow, eccetera, la sostenibilità è un concetto di lungo periodo, magari l'efficienza ambientale è più di breve periodo, viceversa, la sostenibilità ambientale è più un problema di lungo termine. La spirale svalutazione-inflazione svaluta i prezzi e il tasso di cambio per guadagnare competitività internazionale. Ma questo mi fa aumentare il costo, per esempio, delle materie prime importate. Se aumenta il costo delle materie prime importate, aumentano i costi per gli imprenditori. Se aumentano i costi, aumentano i prezzi. Riperdo competitività internazionale. Mi serve un'altra svalutazione competitiva che però mi fa riaumentare il prezzo delle materie prime importate. E quindi si innesca la spirale svalutazione-inflazione, che è un fenomeno di lungo termine. Teoria della parità dei poteri d'acquisto. Lo sappiamo. Siamo nel regno dei tassi di cambio, no? I tassi di cambio rispetteranno la parità dei poteri d'acquisto solo nel lungo periodo. La teoria, sebbene sia molto sofisticata, è basata sull'arbitraggio. La teoria, sebbene sia molto sofisticata, raffinata, però è valida soltanto, ammesso che lo sia, nel più lungo periodo. Di nuovo l'overshooting di Dornbusch. Dornbusch, il modello overshooting, sappiamo, ha un'ottica principale sul breve periodo, però poi si occupa anche di quello che accade nel più lungo periodo, dove va la parità dei poteri d'acquisto, però io lo inquadrerei quasi più sul breve per i ragionamenti che abbiamo fatto poco fa. Ciò non toglie che nel modello di Dornbusch accadono cose nel breve periodo, le più interessanti, la sovrareazione, poi però c'è anche la spiegazione di dove andrà il sistema nel lungo periodo, quando varrà la parità dei poteri d'acquisto. I problemi di sostenibilità del debito pubblico, con gli autori che se ne sono occupati, Thomas, Blanchard, Cardington, eccetera, è un problema chiaramente di sostenibilità di lungo periodo, così come Reinhardt e Rogoff, no? Reinhardt e Rogoff che dicono che i paesi che accumulano debito pubblico tendono a crescere di meno, quelli con elevato debito rispetto a quelli con basso debito, la soglia del 90%, che ha un rapporto debito-PIL superiore al 90%, cresce di meno rispetto ai paesi che hanno un rapporto debito-PIL più basso. Quindi siamo in un contesto di crescita economica tipicamente sinonimo di lungo periodo. Alesina, Ardagna, Giavazzi e Pagano. Chiaramente abbiamo detto che questi modelli guardano di più al breve termine perché dicono breve recessione che però innesca subito l'aumento del reddito già nel breve periodo, però hanno anche un'ottica di lungo termine in cui naturalmente nel lungo termine l'aumento degli investimenti arriveranno gli imprenditori in Alesina, Ardagna che fanno investimenti. Aumenta lo stock di capitale, c'è anche la trasformazione strutturale del mio paese con i nuovi investimenti diretti esteri o dei residenti che diventano produttivi e quindi l'economia accumula capitale e cresce. In Giavazzi e Pagano saranno aumentati i consumi, forse Giavazzi e Pagano un po' meno ottica di lungo periodo rispetto alle Alesina e Ardagna che invece considerano appunto l'impatto degli investimenti. Sappiamo che gli investimenti hanno questo doppio aspetto.
di breve e lungo periodo. Infine, abbiamo anche parlato dell'equilibrio economico generale intertemporale, concetto molto astratto, che è a cavallo tra breve e lungo periodo. Potete impiegarlo per entrambi i concetti, però teniamolo un po' separato perché è una cosa, oltre ad essere molto teorica e astratta, non credo poi sia particolarmente utile a livello concorsuale, se non da citare. Questa è stata chiaramente una rapida carrellata, un elenco di modelli. In alcuni casi mi sono un po' sbilanciato perché molti modelli, allora, alcuni modelli esplicitamente sono solo di breve o solo di lungo periodo. Altri modelli possono avere aspetti di breve e di lungo in maniera esplicita. Pensiamo alla sintesi neoclassica, il modello ADS, per esempio. Altri modelli magari sono un pochino più di breve, un pochino più, meno di lungo. E lì ho fatto qualche forzatura, diciamo, però se vogliamo inquadrare, se ci serve, se vi serve per avere un minimo di inquadramento e avere un'idea di cosa utilizzare quando vi si chiede qualcosa di specifico relativo al breve o al lungo periodo, questo è un elenco un pochino arbitrario, ma che potete utilizzare, diciamo, con un 90% di probabilità che vada bene anche al vostro commissario concorsuale. Non mi assumo però responsabilità se poi lui considera di breve o lei considera di breve qualcosa che per me è di lungo, insomma, siamo veramente in un campo abbastanza filosofico, però spero che possa servirvi questo elenco come una guida alla classificazione dei modelli. Ringrazio tutti, in questo momento è pomeriggio, quindi buona serata a tutti, chiaramente per chi invece mi ascoltasse di mattina, buongiorno o buon pomeriggio. Un saluto, arrivederci.